qui la mafia ha sempre influenzato la vita di tutti, e in particolar modo la mia. Ma la mafia può uccidere anche noi? Tranquillo. Ora siamo d'inverno. La mafia uccide solo d'estate. Il titolo ricorda un po' il libro di Alfano. E diciamo che è stata una combinazione. E l'avevo chiamato così, poi è uscito il libro di Alfano. A un certo momento abbiamo detto forse dobbiamo cambiarlo perché può sembrare che è tratto dal libro di Alfano, che ripeto stimo molto come politico. E alla fine però non ce l'ho fatta, nel senso che come, cioè, se tu chiami tuo figlio Tommaso e Alfano chiama Tommaso tuo figlio e il suo figlio, non è che puoi cambiare il nome a tuo figlio dopo tanti anni. Alla fine abbiamo detto va bene. Crescendo iniziai a capire che a Palermo nulla è come sembra. Oh, qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo Attilio Buonincontro. Ma quale mafia è ma? Che a chi se ci piace sempre minchia? Secondo me è tutta una questione di film. Arrivato a 40 anni c'è stato un momento in cui ho sentito il bisogno di capire esattamente dove vivevo, che era una Palermo un po' strana, che ci siamo creati alibi per non negare la mafia, ma la pericolosità della mafia. E ho scoperto, a forza di parlarne, che forse è una cosa che un po' tutti i quarantenni hanno fatto, però nella loro stanza, e quindi ora posso dire che la speranza è anche questo, nel senso che facciamo un'autoanalisi collettiva e parliamoci, cioè raccontiamoci, perché poi alla fine quando è che i palermitani si sono uniti veramente contro la mafia? Durante i funerali di Falcone, Borsellino, quando c'è una tragedia. Poi col tempo ognuno torna a casa e appunto l'emozione un po' passa e l'impegno quotidiano a volte è carente, ma lo dico per primo io, non voglio fare la lezione. E quindi questo film alla fine mi sono accorto che un po', quindi ragazzi fermiamoci e capiamo com'era la nostra Palermo, come siamo cresciuti. La vedete quella ragazza? Si chiama Flora. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini. Il mio personaggio è una ragazza che nel corso degli anni 80 ha 12 anni e quindi vive in quella campana di vetro nella quale molti palermitani sono cresciuti, per cui non... Anche se ci sono delle stragi, se ci sono dei morti per strada, è come se in qualche modo non fossero reali, non gli appartenessero. E poi dopo invece ne comprende il portato, quindi comprende la gravità di quello che sta accadendo a Palermo quando ci saranno le uccisioni prima di Falcone e poi di Borsellino. Per me è rivivere un pezzo di storia, perché io più o meno sono dell'80, quindi nel 92 avevo 12 anni, sono cose che ricordo bene. Anche le bombe che misero nel 93 a Roma erano fatti che ti davano un senso di insicurezza, in qualche modo era come se non fossimo al sicuro. Quindi sono cose che ricordo, grazie a questo film le ho rivissute da siciliana. Sa, salvo Lima, prova salvo Lima. Io ho accettato il lavoro per stare con te, perché c'eri tu, perché da una vita che ti... È la prima volta che faccio un film che ha come argomento e come tematica la mafia, però chiaramente è un film particolare perché la sviluppa in una maniera particolare, con un taglio personale che è quello di Piff, che in realtà mette in evidenza la parte più ridicola dei valori del mondo mafioso. Filippo, vedi che non la puoi sposare, è contro le regole di Cosa Nostra. È figlia di genitori divorziati. Ma ci sarà una soluzione? Io, se lo sotto permette, un'idea ce l'avrei. Non ti parlo, non ti spaventare. Ammazziamo il padre. E così non sarà più figlia di divorziati, ma orfana dei padri. Questa è una bellissima idea. Filippino, vedi che tutto si sistema. Basta avere buon senso. Questa lettura tratti grottesca della mafia. Secondo me tanto grottesca non è, cioè nel senso, secondo me è veritiera al massimo, cioè è la prima volta che sento nomi e cognomi e ci mancano solo gli indirizzi dei mafiosi, è spudorata, è un libro di storia, è grottesco come noi, quindi abbiamo, cioè i nostri genitori hanno vissuto tutto quel periodo lì, quello era grottesco, far finta di non... che non ci fosse, quello la trovo la parte più grottesca. Poi che i mafiosi siano degli esseri umani lo sono tutti, anche il diavolo era un angelo, ma era poi il diavolo.
Un film per ridere della mafia o per dissacrare la mafia denunciandola? Ma sai, ridere, cioè, il problema è che gli episodi che vedete nel film, in realtà gli autori, il film è stato scritto da me, Michele Astori e Marco Martani, lo dico, casomai qualche la mafia volesse fare qualcosa, insomma, dividiamo la vendetta. Però sono tutte tratte da cose vere, quindi in realtà parte dei diritti SIAE che mi arriveranno da questo film io lo dovrò dividere con Totò, Rina e tutti gli altri, quindi mettetevi d'accordo, non incominciamo a fare scoppiare una guerra di mafia per le SIAE di questo film, però insomma è tutto, hanno fatto tutto loro, io ho soltanto riportato, ovviamente così ci ho messo un po' di... Dove stai andando? Ad intervistare dalla chiesa. L'onorevole Andreotti dice che l'emergenza criminalità è in Campania e in Calabria. Generale, ha forse sbagliato regione? No, non capisco come funziona.